Se l'umanità si lamentava dell'obsolescenza del canale e della scarsa visibilità del testo, con ragione massima poi, abbiamo dato una svolta a quello scempio, quindi ringrazio infinitamente Alberto, 200, 300, 300, no, Alberto, detto anche I've got balls of steel, che cioè detto da lui è molto più incredibilmente incredibile, che ha realizzato un lavoro da paura con la sua giusta zamarria di potere. Per quanto riguarda Fatal, Alberto mi faceva notare che tra i suoi 160 amici un amico possiede questo gioco. E guarda caso chi è? Infatti della serie Tale of Tales abbiamo questi titoli sconosciuti come The Graveyard, che alcuni hanno identificato come un gioco corto, inutile, di merda. Però effettivamente quello, come Fatal, non sono dei veri e propri giochi. È piuttosto un'esperienza sensoriale, una descrizione interattiva, un trittico in computer grafica. Se uno non si fermasse alla banalità, comprenderebbe il significato di The Graveyard e anche di questo, dove per un tot di minuti dall'avvio si girovaga con questo personaggio in uno scantinato apparentemente senza scopo, dove al massimo leggiamo dei testi e cerchiamo di accatastare delle casse per fuggire dal tombino. Poi guardando la descrizione, leggi che questa applicazione vuole descrivere la storia di Salomè. E qua vengono fuori i ricordi vaghi della carriera scolastica di Oscar Wilde, che scrisse proprio sul dramma di Salomè, che a sua volta aveva preso spunto dal racconto biblico. Allora si capisce che il personaggio iniziale non è nient'altro che San Giovanni Battista, sconfinato nella cisterna prigione in attesa della sua decapitazione. Questo evento è inesorabile. Abbiamo una barra in basso che indica il tempo prima della fine, poi arriva il boia e lo fa fuori. Nella seconda parte diventiamo incorporei e navighiamo sopra il terrazzo di Erode Antipa, ammirando la scena, la luna. Notiamo subito la figura di Salomè con accanto la testa di San Giovanni Battista su un piatto d'argento. In questa parte lo scopo è spegnere tutte le luci, circondandole letteralmente dall'oscurità. Ora, il ricordo di Wilde è appunto troppo vago per capirne i riferimenti. Secondo il Vangelo di Marco 6, versetti 17-28, Erode aveva arrestato Giovanni a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che l'aveva sposata. Giovanni diceva ad Erode: "Non è lecito tenere la moglie di tuo fratello." Per questo Erodiade voleva eliminare Giovanni, ma Erode, conoscendo la santità di Giovanni, non poteva farlo. Ma l'occasione venne un giorno durante un banchetto, in cui Salomè, figlia di Erodiade, arrivando sul luogo, piacque ad Erode, il quale le chiese qualsiasi cosa le volesse. Allora andò dalla madre e disse: "Che cosa devo chiedere? La testa di Giovanni Battista." E così quel poveraccio venne decapitato. In realtà, nel dramma, la storia è un po' diversa. Giovanni proferisce parole profetiche sull'avvento del Messia nella prigione. Salomè scende nella cisterna per parlare con Giuseppe e, estasiata da questo, gli rivela il suo impeto sessuale e il desiderio di baciarlo, ma lui rifiuta. Allora arriva Erode e Erodiade. Erode è preso male anche da Salomè e le chiede di danzare per lui. Dopo la danza, Salomè esprime il suo desiderio: "Dammi la testa di Jochanaan", che sarebbe San Giovanni Battista. Insomma, questo è uno di quei non giochi che sono una trasposizione artistica di un qualcosa di altrettanto artistico, difficili da accettare, ma che si discostano dal comune andazzo delle opere multimediali interattive moderne.